Per lo svolgimento di un'audizione informale di rappresentanti della Confederazione Italiana dei Dirigenti e delle Alte Professionalità, della Confederazione Indipendente Sindacati Europei e della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche, nell'ambito dell'esame delle proposte di legge Gagliardi, Barzotti, Lucaselli, Vallasca, Serracchiani, Villani, Mura e Zangrillo, recanti disposizioni in materia di lavoro agile e di lavoro a distanza. Ricordo che l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto in videoconferenza degli auditi e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento nella riunione del 31 marzo 2020. Avverto che, essendo ne stata fatta richiesta, l'audizione informale odierna sarà trasmessa mediante Web TV ai sensi del parere della Giunta per il regolamento del 26 giugno 2013, a condizione che vi sia il consenso da parte degli interessati. Non essendovi obiezioni, dispongo che la pubblicità dei lavori sia assicurata mediante Web TV dalla Camera dei Deputati. Intervengono, in rappresentanza della Confederazione Indipendente Sindacati Europei, il responsabile per le politiche contrattuali Roberto Cefalo, e parteciperà in presenza, in rappresentanza delle federazioni lavoratori pubblici e funzioni pubbliche, il segretario generale Marco Carlo Magno. Adesso la parola a Roberto Cefalo della Confederazione Indipendente Sindacati Europei. Prego. Sì, grazie alla Presidenza della Commissione, grazie per questo importante momento di confronto. Noi siamo la Confederazione Sindacale rappresentante dei lavoratori dipendenti. La sentiamo male, può avvicinarsi al microfono per cortesia? Adesso mi sentite meglio? Sì, prego. Quindi dicevo, noi siamo la Confederazione Sindacale maggiormente rappresentativa del lavoro dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, quindi siamo firmatari ovviamente dei contratti di lavoro pubblico, ma anche di molti settori del lavoro privato. La nostra federazione nel settore pubblico ha presentato una memoria nella mattinata di oggi, insomma abbastanza diffusa sulle nostre proposte. Ovviamente io mi soffermerò velocemente su alcuni aspetti. Il primo è che sicuramente è importante che sia stata aperta la discussione da parte della Camera su una serie di disegni di legge che erano stati presentati nei mesi scorsi sul lavoro agile, proprio perché è all'ordine del giorno, no? Una regolamentazione del lavoro agile. L'emergenza pandemica ha dimostrato da un lato, pur con tutte le criticità derivanti dalla necessità di dover da un giorno all'altro utilizzare, anche se da remoto e con forme un po' diverse rispetto al lavoro agile come viene inteso a regime, ma ha permesso comunque una sperimentazione diffusa in gran parte nel lavoro pubblico ma anche nel settore privato. Una sperimentazione e delle opportunità che non possono essere azzerate. Non possiamo tornare indietro, ma anzi dobbiamo utilizzare questa esperienza per, diciamo, portare a regime questa modalità lavorativa, utilizzandola sia come un fattore fondamentale di conciliazione vita-lavoro, dei tempi delle città, della decongestione del traffico, anche della qualità della vita, ma soprattutto per modernizzare i nostri processi produttivi, i nostri processi lavorativi, sia nel pubblico, ma direi anche nei settori dei servizi e nei settori del privato. Dico perché è importante questo, perché purtroppo è inutile negarcelo. Sul lavoro agile vi è il tentativo più che mascherato di un ritorno al passato. Vi è la tentazione da parte del governo di legiferare con provvedimenti d'urgenza sul lavoro agile, per cui è necessario che il Parlamento riprenda in pieno, no? Insomma, il suo ruolo di legislatore, e quindi i disegni di legge che sono pendenti, e devo dire la verità, tutti di alta qualità, pur provenendo da diversi settori, sia della maggioranza sia anche dell'opposizione, insomma, che la palla ritorni al legislatore nella sua pienezza delle funzioni. Perché guardate, l'attuale quadro normativo, e voi lo sapete bene, è un quadro normativo al momento ancora quasi sperimentale, risale al 2017 e prevedeva un avvio sperimentale del lavoro agile. Poi ci sono stati interventi normativi emergenziali che hanno modificato alcuni aspetti nella fase emergenziale,
la deroga al contratto individuale, il fatto che diventava modalità ordinaria di svolgimento della prestazione. Però la norma è intervenuta anche, diciamo, su altri aspetti post-emergenziali. La ministra Dadone e i provvedimenti che furono adottati legislativi in quella fase hanno previsto la predisposizione di piani organizzativi del lavoro agile, hanno previsto adesso, diciamo, una serie di modifiche, e l'inserimento di piani organizzativi del lavoro agile all'interno dei piani della performance per la pubblica amministrazione. Quindi c'è una normativa che si è, succeduta, stratificata, anche se priva di un disegno, diciamo, organico. E quindi vi è necessità di un suo aggiornamento, anche quando ci si riferisce, no, a percentuali predeterminate che venivano individuate nelle norme. Quello che noi diciamo è che sicuramente sul dibattito che è in corso e che ha visto anche nelle audizioni che io ho avuto modo di seguire delle altre confederazioni sindacali avvenute nei giorni precedenti, nel rapporto fra legge e contratto. C'è chi dice che la legge non deve più di tanto intervenire su questa materia, ma deve essere lasciata al pieno dispiegarsi della contrattazione. Ora è chiaro che, diciamo, ed è evidente che su alcuni aspetti la contrattazione nazionale, sia nel pubblico che nel privato, deve essere, diciamo, centrale. Ma è anche vero, però, e lo sappiamo, che l'attuale quadro normativo, in particolare nel pubblico, vincola la contrattazione alla legge. Il decreto legislativo 165 impedisce all'attualità il pieno dispiegarsi dell'autonomia negoziale su tutti gli aspetti relativi all'organizzazione degli uffici e del lavoro. Per cui è di tutta evidenza che la dicotomia fra prevalenza legge o contratto su questo aspetto, finché non ci sarà una modifica normativa che ripristinerà la piena contrattazione all'interno del lavoro pubblico, diventa puro, diciamo, puro esercizio di facciata. Perché pure se rivendichiamo la piena contrattazione, ma poi la norma ci impedisce su tutta una serie di aspetti di poter definire accordi soddisfacenti, è chiaro che la situazione peggiora. Per cui noi auspichiamo un intervento normativo che ovviamente determini le regole generali, l'ambito, ripristini le prerogative negoziali nel pubblico e dia anche un impulso al privato rispetto alla possibilità di esercitare, diciamo, di esercitarsi sul lavoro agile, lasciando poi alla contrattazione, diciamo, la possibilità di poter agire. Noi stiamo trattando in queste ore all'ARAN, la parte proprio contrattuale sul lavoro agile e sappiamo bene le difficoltà che stiamo incontrando nel lavoro pubblico, sia per il settore delle funzioni centrali, quindi ministeri, agenzie, enti locali, sanità, a poter determinare un quadro di riferimento che veramente regolamenti il diritto alla disconnessione, il lavoro per obiettivi, la qualità e l'importanza del lavoro agile, che non è telelavoro, ma è la capacità di riuscire a mettere insieme un nuovo modello organizzativo che coniughi il lavoro in presenza e il lavoro a distanza, modernizzando i processi e modernizzando le pubbliche amministrazioni. Ecco, finisco dicendo che noi, diciamo, auspichiamo un intervento legislativo o comunque una piena consapevolezza dell'importanza da parte, diciamo, di chi deve legiferare di questo importante strumento, impedisca un passo indietro su questa partita, determini, e quindi speriamo che questi disegni di legge, possano avere, ove portati a fattor comune, diciamo, un percorso legislativo veloce, per fare in modo che questa iniziativa legislativa possa accompagnare in modo efficiente ed efficace questo processo di innovazione, evitando, diciamo, interventi a gamba tesa con legislazione delegata o d'urgenza che potrebbero, diciamo, azzerare questa importante innovazione nel mondo del lavoro pubblico e privato. Io mi sono mantenuto, penso, negli 8 minuti, e vi ringrazio per l'attenzione. Bene, la ringrazio e adesso la parola a Marco Carlomagno della Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche. Prego. Grazie Presidente, grazie onorevoli deputati. Su questa materia abbiamo presentato una memoria proprio di contributo ai vari progetti di legge che ho attentamente letti e sono estremamente interessanti. E noi sottolineiamo
auspichiamo che ci sia una rapida convergenza per l'approvazione di una legge che serve proprio per la modernizzazione del Paese. E cito senza citare chi è il promotore, ma voglio dire, quando si parla del tema del lavoro agile, lo smart working, che debba essere affrontato nei termini di una rivoluzione culturale, è il principio proprio di questo processo. Non è semplicemente una questione di welfare, come qualcuno lo vorrebbe ricondurre, ma è una questione soprattutto culturale, organizzativa e di cambiamenti di processo. Una cultura orientata ai risultati e una valutazione legata alle reali performance. Ma citando anche nell'altre proposte di legge, voglio dire, c'è quella la necessità di agevolare proprio l'adozione di nuove forme organizzative del lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. Quindi, e qui vorrei sfatare quel mito per cui questa commissione dovrebbe occuparsi solo del lavoro privato e non dovrebbe occuparsi del lavoro pubblico, che è assolutamente portare indietro di 20 anni il nostro paese e quindi la nostra pubblica amministrazione, ma soprattutto perché questo determina un aumento del livello di benessere organizzativo, di riduzione dell'assenteismo, di riduzione dei costi di struttura, di incremento della produttività. E qui ci sono tutti i dati, anche qui nelle proposte dell'Osservatorio del Politecnico di Milano, a cui si sono aggiunte Sapienza, si è aggiunto Torino, si è aggiunto Napoli, si è aggiunto Bari, Bologna. Voglio dire, abbiamo dati scientifici rispetto magari a quelle pseudo ricerche che vengono pubblicizzate molto spesso dalla stampa. E per terzo, devo dire, anche qui, quindi tutto l'arco parlamentare, si parla della necessità di regolamentare per legislazione questa modifica di tutto il sistema del lavoro, proprio contrastando il pregiudizio sociale. Quindi di chi pensa e continua a pensare ancora oggi che il lavoro agile sia un lavoro da casa, mentre questo, ignorando che esiste, è uno strumento totalmente innovativo, sia da un punto di vista tecnologico, ma sia soprattutto da un punto di vista sociale, e che queste innovazioni negli ultimi 21 anni, qualcuno se n'è dimenticato o non lo sa, hanno cambiato la vita quotidiana delle persone attraverso la possibilità di condividere, di far circolare in modo celere dati, documenti e informazioni. E io su questo mi riconduco proprio nella necessità che il cittadino e quindi la pubblica amministrazione esca dal sistema feudale in cui attualmente è attanagliata da vassalli, valvassori, valvassini e poi sudditi in fila, perché inorridisco quando ascolto e ho ascoltato in questi giorni di che bello vedere le file di cittadini fuori agli sportelli pubblici perché questa è la normalità. Io inorridisco quando si ascoltano queste cose, perché sono le carte che devono circolare, i dati che devono circolare, non devono circolare cittadini che devono andare cercando, no, da 1000 amministrazioni per riuscire ad avere qualcosa che rappresenta il loro diritto. Ecco, passare a un sistema, a una concezione diversa di una pubblica amministrazione diventa fondamentale in questo caso. Lo smart working o il lavoro agile, ancorché nella fase emergenziale, per cui in gran parte era telelavoro, ha cambiato però un paradigma, quello di pubbliche amministrazioni che sono basate sull'adempimento burocratico, quindi non sugli obiettivi e sui risultati che sono da rendere ai cittadini, perché io vorrei ricordare, indipendentemente dalle varie strutture di governo, che la nostra Carta Costituzionale prescrive all'articolo 98 che i dipendenti pubblici sono al servizio esclusivo della nazione, non al servizio di qualche casta, di qualche ufficio, di qualche amministrazione, e quindi devono essere pensanti. Quando parliamo di smart, questo termine che qualcuno, è chiaro, è stato coniato in Italia, ma è stato coniato nell'ambito universitario per dire che rispetto alla legge sul lavoro agile, nel momento in cui l'andiamo a applicare, deve essere anche intelligente. E io rivendico che i dipendenti pubblici, nel momento che servono la nazione e non la casta, il burocrate di turno, la singola amministrazione, debbano pensare a come migliorare i servizi da rendere ai cittadini, alle imprese, alle famiglie, debbano essere coinvolte in un processo che è quello dell'autonomia, non quello dell'adempimento burocratico per cui abbiamo sistemi senza testa
in cui le procedure pensano per tutti, devono essere in grado di poter funzionare. E badate bene, tranne che qualche amministrazione, cioè alcune amministrazioni hanno lavorato egregiamente, hanno prodotto di più, hanno incrementato, e qui lo dicono tutti gli osservatori, ma è bene che lo dica anche, voglio dire, la confederazione dei dirigenti, quella dei manager, che rappresentando il privato, vuol dire che nelle aziende private, in tutte le aziende private, quelle che non si ispirano ai testi sacri di Anne Barbera con i Flintstone, ma si ispirano a teorie economiche o econometriche leggermente più recenti, non si fa il 62% delle aziende, non come benefattrici, il 62% rileva che c'è stato un aumento di produttività. Quindi non solo le più prestigiose università italiane e mondiali affermano che laddove si riorganizzino i processi c'è addirittura un miglioramento di produttività, ma addirittura in Italia, dove tante amministrazioni, questo shock ha creato in tante amministrazioni impreparate, addirittura la gestione di questi processi, che venivano gestiti perché le procedure gestiscono, pensano per tutti, addirittura questa interruzione della filiera, questa interruzione di questo sistema, voglio dire, feudale, ha creato addirittura con l'autogestione, ha creato più servizi ai cittadini. Poi certamente laddove non c'è stato il controllo, laddove non c'è stato soprattutto l'organizzazione, perché qui non è il problema, se io passo agli obiettivi non vado a occuparmi del marcatempo, che sia elettronico o del marcatempo, io mi occupo di cosa devo rendere ai cittadini. E anche qui sul discorso dei processi, le pubbliche amministrazioni, anche le app, la tecnologia deve essere realizzata non più al servizio della pubblica amministrazione, cioè come mi conviene di più, ma io avrei bisogno di una piattaforma che serve a come è più fruibile dai cittadini. Dobbiamo metterci dall'altra parte, noi dobbiamo servire i cittadini, dobbiamo rendere agevole, user friendly il comportamento, e quindi l'azione. Io non ho più bisogno di dovermi recare, perché devo recarmi in un ufficio pubblico portando carte? Se io faccio file, porto carte, interrompo la digitalizzazione, interrompo il sistema di processi, eppure abbiamo cambiato tanto in questi anni. Ecco, è importante che però da questo punto di vista, che il luogo deputato a decidere la vita e il futuro, una strategia. La mancanza, noi lamentiamo molto, abbiamo lamentato molto, la mancanza di una visione integrata. Perché parlare, e anche qui nelle varie proposte di legge che sono presenti all'attenzione di questa commissione, si parla anche dell'ambiente, si parla del rapporto di lavoro, si parla del miglioramento della vita anche dei quartieri. Perché oltre a sfatare il mito che lavorare da remoto o lo smart working vero, che addirittura aumenta di più la produttività, è... non crea, no, non hanno lavorato i fannulloni sul divano, eppure 8-10 volte i pezzi, no, lavorati dall'INPS, l'Agenzia delle Entrate che per una volta tanto, no, ha lavorato a dare ai cittadini invece che a prendere, a dare alle imprese invece che a prendere. Ecco, invece di parlare su questo, un altro dei miti da sfatare, che è il provvedimento per cui stanno rientrando, un ministro ha deciso di far rientrare negli uffici, no, tutti i pubblici dipendenti, è quello del commercio. Cioè i commercianti che lamentano i bar e i ristoranti intorno agli uffici pubblici. Ma ci rendiamo conto? Anche questo è sfatato direttamente dalle categorie. Perché è ovvio che intorno a un ufficio pubblico ci potranno essere il 3% dei bar, ma nel frattempo noi abbiamo impedito la chiusura di tanti esercizi commerciali nelle periferie delle grandi città, nei borghi. Hanno scoperto che invece di calare le saracinesche potevano vivere e potevano incrementare il lavoro. E poi, oltre a un dato proprio oggettivo, se io risparmio 2 ore di traffico, magari andrò in palestra, andrò una volta di più a prendermi un caffè perché esco di casa, andrò di più al cinema, al teatro, e noi dobbiamo rivitalizzare questi luoghi della cultura. Ecco, questa è una visione integrata. Io spero che quest'aula e questa commissione possa lavorare estremamente con grande senso di responsabilità per tenere una visione complessiva del paese. Ultimi 2 dati, le banche dati,
Certo, serve l'informatica, ma più che altro serve che le banche dati interagiscano tra di loro. E badate bene che indipendentemente dalle banche dati che interagiscono tra di loro, perché la risposta è aspettiamo, facciamo rientrare tutti, no? E aspettiamo che le banche dati interagiscano, noi per il settore sanitario abbiamo più volte chiesto che il cittadino, lei sa che se ci spostiamo dal Friuli in Lombardia, il cittadino deve ripetere tutte le analisi, perché le banche dati non interagiscono. L'ha denunciato lo stesso presidente della conferenza delle regioni. Poi il problema, per quale motivo il cittadino, come per le ricette, si ricorderà, abbiamo fatto una battaglia di 15 anni, la ricetta non poteva essere trasmessa al cittadino. Il cittadino ha diritto a quei dati. Il Parlamento deve imporre alle amministrazioni di dare quei dati. E dare i dati li puoi dare tranquillamente con la blockchain o con qualunque sistema crittografato. Io lo do al cittadino, il cittadino lo dà a qualunque medico decida di rivolgersi. E questo è un discorso, quindi l'informatica già c'è oggi. Altra questione, i livelli di responsabilità. È ovvio che io se ho stabilisco... Le chiedo di avviarsi alle conclusioni. Sì, chiudo. Mi scusi, lei fa sbagliare. La sua passione è un momento. Livelli di responsabilità. Noi dobbiamo ridurre i livelli di gerarchizzazione. Purtroppo, io capisco che è anche un problema di età anagrafica, comprendiamo, ma età anagrafica mentale, non è tanto anagrafica, ma è un problema diminuire la gerarchizzazione, capire che oggi si lavora e si deve lavorare per team, quindi per orizzontali, capire che privilegiare il senso di responsabilità, il lavoro agile, autonomia, responsabilità, fiducia, risultati. Capire che queste parole, responsabilità, fiducia e autonomia, generano risultati positivi, diventa un discorso fondamentale. E io penso che proprio per avvicinare, proprio per eliminare quel senso di frustrazione che molto spesso hanno tanti, sia lavoratori privati, sia tanti lavoratori pubblici, che non possono esplicare proprio appieno il loro essere servitori dello Stato, è bene che il Parlamento abbia una particolare attenzione e una particolare, qui lo chiedo, rigidità, perché la gestione della vita di tutti non può essere affidata alle estemporanee esternazioni di qualcuno che, pur di far titoli sui giornali, è disposto a rinnegare anche i principi economici mondiali. Grazie, Presidente. Bene, la ringrazio.